Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Anthem. Allora ragazzi, nella scorsa puntata abbiamo fatto una bella missioncina secondaria completata, eccetera, e che quindi abbiamo bello che archiviato, ma siamo anche arrivati al livello 8 e abbiamo sbloccato il nostro secondo strale. E ovviamente, come già vi avevo detto, ho voluto prendere il guardiano perché era lo strale più equilibrato a disposizione e, insomma, non avendolo preso come primo, perché sono rimasto affascinato dal colosso, alla fine l'ho voluto sbloccare, quindi abbiamo preso un pochettino di tempo per armarlo, personalizzarlo anche visivamente, perché con una cosa del genere, insomma, beh, quanto bello è. Lo adoro tantissimo. allora, abbiamo un nuovo strale che dobbiamo utilizzare. Abbiamo fatto proprio qualche minuto di gioco libero giusto per provarlo un attimino, per provare alcune cose diverse, ma non abbiamo guadagnato niente. Quindi ragazzi, a questo punto sapete cosa? Io vado diretto di nuovo in combattimento, in spedizione, e andiamo a tritare altre missioni. Vi ripeto ragazzi, c'è la seria possibilità che in sostanza io possa, certo che è una partita veloce, allora facciamo un'altra missione, ok? Aspetta, cambiamo, cambia missione, voglio fare questo, un favore speciale, perché questa qua, trovare dei vecchi amici, è quella principale, a parte che, sì dai, allora facciamo questa. Facciamo anche, però aspetta un attimo. Adesso andiamo, ok? Come si mette pubblica e come si mette privata? Dannazione, cos'è, per forza pubblica adesso, scusa. Privata per adesso, ripeto. Facciamo questa. Sto pensando se fare la principale. No, va bene. Facciamo questa e vediamo che cosa accade. Prendiamoci le nostre belle ricompense, facciamo la principale, dopodiché vorrei provare la partita veloce, perché non l'ho mai provata. Potrebbe essere anche interessante. I tempi di caricamento purtroppo... Allora, è una cosa di cui si stanno lamentando tutti. Io non li trovo eccessivamente fastidiosi, sì, non è eccessivo per quanto mi riguarda, ma perché ho il gioco su SSD. Trovale e riportali a casa. Il loro sacrificio non verrà dimenticato. Le loro gesta risuoneranno per sempre. Le loro gesta risuoneranno, hai capito? Tutto chiaro. D'accordo, allora, una cosa che c'è sicuramente da dire, questa missione ce l'ho da un sacco di tempo. Uno specialista è morto. Altri sono venuti a finire il suo lavoro. Alcuni sono rimasti forti da soli, invincibili insieme. Ok, andiamola a fare. Qui. Sbarazzati dei visitatori indesiderati. Wow. Sono degni di trovarsi qui. Ci penso io. Anch'io venivo qui per eliminare i parassiti. Ok, predatori eliminati, 3 su 12. Quanti sono gli altri? Qua ci sono delle uova. Ah, ok. Avrei potuto un sacco... Merda, ho sbagliato. Ah, è bello vedere come combatti per i tuoi fratelli e sorelle. Ricarichiamo anche questo. 10 su 12. Dove diavolo sono gli altri? Lì ce n'è uno. Quelli? No, quelli mi sa che fanno parte. Vabbè. Ne manca uno. È un uovo da qualche parte sicuramente. Solo che non viene indicato dalla mappa. Dove diavolo sarà? Sento muoversi qualcosa o qualcuno. Vediamolo, eh. Oh! Bastardo. Ok. Bene. Ora accendi. Che cosa ho fatto? Ho usato la ultimate, vero? Sì, per sbaglio.
Eccolo qui. Riposate in pace. Ci ritroveremo tutti quando il mondo finirà. Ho un altro sito da indicarti. È molto vicino. Ok. Il posto successivo sarà un bagno di sangue. Devi raccogliere i vincoli degli specialisti. Così potrai scrivere le loro storie. Sì. Sì, eh? Sembra una battaglia combattuta di recente. Sì, molto di recente. Wow. Tante storie si sono spezzate. Tardi. Ok, grazie. Fai bene a eliminare quei bastardi. Vabbè, è un filino cringe la... il modo che ha di... Wow! E questo da dove è arrivato? Porca miseria. Ma non è che me ne sta per arrivare un altro, no? Che diavolo è sto coso? Mi manca l'azione. Ops, ho sbagliato. Porca miseria. Mannaggia i... ai tasti errati. Dov'è? Sembra tutto tranquillo, diciamo. Adesso cerca i vincoli rimasti. Dove sono? Oh, guarda un po'. Un po' di attrezzatura, ma niente vincoli da raccogliere. Oh. Ne ho trovato un altro. L'equipaggiamento è in pessime condizioni, incluso l'elmetto. Nessun vincolo? Nessuno. Che strano. Che sta succedendo qua? Aspetta un attimo. Eccolo qua. Ho trovato altro equipaggiamento qui. Ancora utilizzabile, ma niente vincoli. Immagino che siano i metamorfici. No, i metamorfici non lascerebbero mai indietro roba del genere. È stato qualcun altro. È finita. Non ci sono vincoli. Da nessuna parte. Maledizione. So di chi è la colpa, ma non ne conosco i motivi. Prima però i sopravvissuti hanno lasciato qui un memoriale. Fai ardere quel fuoco. Yaro, chi ha rubato quei vincoli? Ah, i fuorilegge! Criminali senza codice d'onore, che sono stati banditi dalla civiltà. Mostri. Ok, andiamo a... Ok, mi sa che è là. Abbiamo sopra compagnia. Wow. Eccoli, sono dei vigliacchi senza legge. Riprendi tutto quello che hanno rubato. Tutto. Ci proverò. Ho trovato dell'equipaggiamento, soprattutto il mio. Ehi, prendi anche il resto prima che scappi. Grazie. Merda. Attenzione. Però, eh? Merda, merda, merda. Oh, oh, oh. Ok. Attenzione. Non c'ho più il... non c'ho più il colosso. Ok, va. Aspettiamo un attimo, scappiamo e recuperiamo lo scudo. Ok, adesso. Guarda che roba. Ok, questo è male, ragazzi. Ripulisci il sito, recupera tutto quanto. Minchia, fuciliere dei fuorilegge.
Torneranno, vedrai. Recupera tutto quello che hanno rubato. Merda, merda, merda. Cavolo, ragazzi. Sì, ho capito, zitto un attimo. Ok, è andato. Grazie. Ehi, che diavolo è successo? Oh. Quanti cazzo sono? Ma non è che per caso devo tipo... Qui c'è un vincolo. Lo sapevo. Rubano i vincoli. Ma perché? Non ha senso. Altri vincoli. Li stavano cercando, non c'è dubbio. Riporta indietro tutto ciò che trovi. Dovremo pensarci più tardi. Ho una lunga storia di incontri con i fuorilegge. Tutti spiacevoli. Ok, vabbè, devo comunque... Ok, aspetta, lì ci sono delle munizioni che mi fa piacere avere. Allora, andiamo con calma, devo comunque ripulire il sito, non devo solo scappare. Bastardo, no! Che diavolo è successo? Dove sono? Dove è finito? L'ho visto scomparire un attimo. Ok. Salvaguarda le tradizioni dei specialisti. Ok. Vai il fuoco al memoriale. Ci consentiranno di rendere onore a chi è morto qui. Ma non abbiamo ancora finito. Sono in arrivo altri fuorilegge. Assicurati che nessuno di loro osi più rimettere piede qui. Perché cacchio. Forte vengono esposte così poche storie? La maggior parte andò a Liberalia, al grande muro. Dopo il cuore della furia abbiamo ricominciato a Fort Arsis. Hai perso tutte quelle storie a Liberalia? Sì, abbiamo perso gran parte della nostra storia. Come sapete chi dovrebbe venire qui? Come? Merda. Cacchio, 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 sono comunque tanti, eh. Merda, nessuno scudo, via. Aspettiamo di ricrearlo. Wow. Nascondiamoci un secondo. Recuperiamo lo scudo. Ok, e poi piano piano occupiamoci di tutti. Anzi, aspettiamo che arrivino un po' più vicini, tipo così. Sì, come no. Farai la loro stessa fine, hai capito? Ti consiglio di non metterti in mezzo. Chi diavolo è questo? Oh! C'è un simpaticone qua. Bene. Credo che siano fuori combattimento. E c'è anche del loot. Abbiamo rubato dei fuorilegge che ci portano via la nostra storia. Non capisco perché. Ma ascolta, c'è un altro sito molto importante. Vado. Ancora. Porca miseria. Quanti diavolo sono? Oh oh. Una specie di monumento, sì. Era da tempo che non riuscivo a fargli visita e
Volevo rivederlo. Era per uno specialista. Ha fatto grandi cose. Era così testardo. Vieni, portami i vincoli che hai trovato. Le loro storie verranno scritte. Ok, quindi tecnicamente non era un altro scontro gigante. Cominciano a essere un pochettino impegnativi, quelli con tanta gente. Effettivamente, si avvicina secondo me il momento in cui devo cominciare a passare a missioni pubbliche. Ora, facciamo quella principale, che dovrebbe quindi essere fattibile. Oddio, potremmo tecnicamente magari pensare di fare così. Le secondarie le facciamo pubbliche, ma la principale, quella della storyline, la facciamo privata. Potrebbe essere una buona cosa? Non lo so. Può avere senso? Che bello il mio strale. Dai, su. Va bene, ma sto per arrivare a livello 9, un altro pochetto. Costrittore o fucile a pompa? Il devastatore, fucile precisione. Potenziamento dell'assalto, potenziamento per granate, granata infernale e munizioni fucile d'assalto. Ok, vabbè. Ma tutte cose buone. Tutte cose buone. Sono abbastanza contento di come siamo messi. Ma effettivamente c'è qualcosa che potrei voler cambiare? Non lo so. Forse no. Allora, c'è qualcosa di interessante che posso fare, che posso trovare? Ok. Allora, andiamoci là, va. Mi dispiace. C'è stata un'imboscata. Ok. Parliamo con lui, mo lo dobbiamo proprio farlo, quindi... Problemi alle tombe, eh? Sì, fuori legge. I vincoli che hai recuperato hanno un valore inestimabile per me, ma... Non ti permetterebbero di comprare neanche un pasto caldo, eh? E nemmeno una bottiglia di miscela fortuo. Ah, quando il grande muro di Liberalia è caduto, un enorme pezzo di storia è andato distrutto. Le persone che abbiamo perso, quello che avevano fatto. L'ultima tomba che ho visitato. Un amico. Non ha mai fatto ritorno a casa. Quella lapide è per lui. Per ora ho molte storie da raccontare e calici da alzare. Ok. Abbiamo fatto. E adesso? Ma che cosa ne abbiamo ricavato in realtà da tutto questo? Secondo me è un tubo di niente. Uff, vabbè. Ha qualcosa appeso? No. Reputazione da specialisti, bla bla bla, ok. D'accordo, no, neanche per idea. Le chiacchiere proprio non mi interessano. C'è qualcos'altro di interessante veramente da fare? Sembrerebbe di no. Adesso abbiamo la missione principale, andiamola a fare, va. È troppo tempo che ci incischiamo con secondarie o con cose effettivamente non troppo importanti. Voglio assolutamente andare a fare la missione principale. Avrei anche la curiosità di altre cose, a dir la verità, però... Comunque, devo dire che il guardiano ha alcune cose che mi piacciono tantissimo, ok? Tipo il missile a ricerca, eccetera, ma per ora il colosso a pelle lo preferisco. Vai. Io direi di avviare la spedizione. Sbram. Me l'ha fatta avviare tranquillamente così. Non è che per caso quelle principali possono essere fatte solo in privata e le altre puoi scegliere se farle pubbliche? Non lo so. Vabbè, comunque, mi sto quasi stabilendo verso questa decisione. Secondo me potrebbe essere una buona idea. Allora, trova degli omaggi per accedere al covo della principessa Zim. Omaggio alla principessa, no? Così potrò essere presente alla riunione. Aspetta, cosa? Credevi che mi sarei perso la riunione con i tuoi vecchi compagni? Ho strappato un passaggio a un vettore di contrabbandieri. Oh. Andrà tutto bene. Aspetta. Torno tra un secondo.
Ok, madonna, sti paesaggi. Oh, ne rimango incantato tutte le volte. Allora, da questo punto di vista c'è poco da dire. Lo so che ne stanno parlando male quasi tutti di questo gioco. Però... Ok, prendo in prestito l'amplificatore di questo vettore infestato da germigli di contrabbando. Non è sicuro qua fuori. Che noia la sicurezza. È il momento di un'avventura da specialisti. Vedrai? Alcuni metamorfici nella zona hanno rubato delle armi alla principessa Zim. Recuperarle potrebbe essere un buon modo di rompere il ghiaccio. Non si arrenderanno tanto facilmente, però. Mi stupisce che i metamorfici sappiano usare le armi. Sono solo un po' di insetti. Oh, ehi, 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 tu? Hai colto impreparato. Abbiamo smosso un po' le cose. Grazie. Oh, oh. Ok. Merda. Che simpaticone. Ok. Anche in questo preferivo il colosso, devo dire. Merda. No, dove mi sono incastrato, vaffanculo. Allora, apri. Proviamo così. No, eh. Oh, andiamo. Ok, uno è andato. Che stress che sei. Che siete. Ok, andato. Allora, deposito d'armi. Mi sa che è questo, vero? Oh, grande. Ok, abbiamo le armi. Bene, ma non è abbastanza. I funzionari non si stupiscono facilmente. Ho segnato la prossima meta. Grazie, eh. Qui cosa c'è? Manufatti. I metamorfici ne hanno presi alcuni all'allegra brigata di Zim. Probabilmente anche loro li avevano rubati a qualcuno, ma faremo bella figura con Zim se glieli riportiamo. Beh, dopo che ti sarai occupato di quegli insetti ambulanti, si vede. È questo che intendo quando dico che hai bisogno di te. In situazioni simili posso aiutarti. Non è facile come sembra, Owen. Fortuna che posso imparare da lì. Oh, cacchio! Questa? Come la... Porca miseria, se è dura! Attenzione, no, non va bene. Non va assolutamente bene. Grazie, e queste ne avevo bisogno effettivamente. Quelle torrette del cacchio. Oh, ma... cioè... abbatterla è un problema. Con il colosso non è stato così tanto un problema, il che è strano. Ma tu non hai capito perché i metamorfici vogliono i manufatti. Non è il momento di chiederglielo. Ok, prova a cercare i manufatti. Secondo me, da queste parti... ok, grande, eccolo qua. Eccone uno.
parti di guardiano, oltretutto. Bene. Aspetta. Mi sa che è qua sotto. Abbiamo i manufatti. Hai quasi tutto. Manca solo un ultimo omaggio per la principessa. Ho segnato la posizione. D'accordo, dove dobbiamo andare? Interessante. Che bel posticino. Lago abissale. Oh, ma che bello. Oddio, quasi quasi, sapete che faccio stavolta? Perché? La principessa Sim adora organizzare grandi feste e sembra che l'Ursix arrosto sia il suo piatto preferito. Oh, forse però non è stata una grande idea. Ok, aspetta, facciamo le cose con calma. Dove pensi? Au. Oh, mi ha levato tutto lo scudo, porca miseria. Wow, oh, oh, porca miseria. Che botta. Oh, che è sta storia? Come mi ha colpito? Non me ne sono neanche accorto. Ok, sto recuperando lo scudo, grazie a Dio. E anche le munizioni. Dov'è? Vieni qua, vieni qua. Aspetta un attimo. Grazie, questa mi interessa. Cacchietto! No, 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 no. Minchia, ci vorrà un sacco. Mi sa che anche questa era meglio farla in gruppo, eh. Wow, aia. Ok, mi sa che è decisamente meglio questa. Però porca miseria, ho solo questo piccolissimo problema. Ok, vabbè. Ma va bene, va bene, va bene. Oh, dove sono finito? Oh, morirà prima o poi, no? Vabbè che rispetto al titano questo non è niente, veramente. Quindi non mi sto in realtà lamentando, ragazzi. Oh, dove sono? Dove mi sono bloccato? Oh! Ok, c'è anche un sacco di loot. Oggetti non comuni, bene.
Dove? Wow! E questo? Ah, ok, è un passaggio di quelli che comune. Ok, ne ho già visto uno. Ok, beh. Si può anche lasciare. Nel vivo della riunione. Pensi davvero che Aluk e Fei ci aiuteranno? Siamo professionisti. Ho visto professionisti darsene di santa ragione. Non andrà così. La posta in gioco è troppo alta. Speriamo. Se il dominio mette le mani sul cenotafio, i nostri dissapori saranno l'ultimo dei nostri pensieri. Ecco appunto, è quello che penso anch'io, perciò speriamo non creino problemi. Allora, dove diavolo stiamo andando? Ci sta volendo un po'. Ok, sono riuscito a entrare. Come hai fatto? Mi sono nascosto in una gabbia di garmigli. Non ne vado più. Se i funzionari ti trovano. Non preoccuparti, questo posto è uno sballo. Ci vediamo dentro. Visto con la coda dell'occhio, stavolta non era solo un'illusione. Oh, finalmente, quintessenza non comune. Bene, mi si è anche sbloccata la ultimate. Qui c'è qualcosa di interessante. Manco per il cavolo. Il loot, devo dire che però, ragazzi, è un po'... Non è che sia proprio la cosa più bella del mondo. Attenzione. E questa? Manteniamo la concentrazione. Devo vedere degli amici. Lavorano con la principessa Sim. Cosa hai portato? Un omaggio per sua maestà. Può andare. Entra pure. Ok. No, filmato. Com'è andato il viaggio? Il viaggio? Oh, è stato fantastico. Sai, io sono uno che adora scroccare passaggi ai contrabbandieri. È stato come viaggiare in prima classe. Incantevole. Ammirate le meraviglie del palazzo. Onorate la principessa Sim, che regni in eterno. Sono a conoscenza del fatto che non è una vera principessa. È solo una contrabbandiera con manie di grandezza. Hai dato un'occhiata al posto? Credi che entrerei lì da solo? Sei pazzo? No, sono rimasto qui ad aspettarti. E poi cerchiamo i tuoi amici. Troviamo Aluk e Fei. Su, andiamo. Ehi, quelli laggiù sono loro. Un piacere fare affari con voi. I nostri affari non sono ancora conclusi. No? Pensavo avessimo un... accordo. Aluk, chi è questo? Nessuno. Un vecchio amico. Ti prego, invita il tuo vecchio amico a unirsi a noi. Mi spiace, ma dobbiamo andare. No. Prima celebreremo il nostro accordo secondo le tradizioni del mio popolo. Prego, avvicinati, amico di Aluk. Pungiglione di scorpide molto acido, potrebbe bruciare un po'. Parecchio. Sai, è che ho mangiato tanto a colazione. Rifiutare un pasto è un grave insulto nei confronti di un anfitrione. Sì. Oh, cavolo. Oh. Scusate l'ignoranza, principessa. Non sapevo fosse commestibile. Vengo da una terra aspra e inospitale. Le piante scarseggiano. E gli animali ancora di più. Prima che il dominio ci conquistasse, avevamo un detto. Il cibo è vita. La vita è lotta. L'abbiamo capito. L'abbiamo accettato e ci ha resi più forti. Oh, davvero ottimo, principessa. Quello era solo l'antipasto. Signori. Oh. Ecco a voi
la sacca di feromoni di una giovane mantichera, macerata per un anno intero in un tino di veleno di chimera fermentato. Una rara prelibatezza che conservavo per un'occasione speciale. Dopo di voi, principessa. Non potrei mai disonorare il mio nome mangiando prima degli ospiti. Io adoro la mantichera. Oh. E l'accordo? Ringrazia il tuo amico, Alok. Ah, ecco, non hai una bella cera. Devo solo sedermi un attimo. Che cosa vuoi? Credo che con questo intendesse dire grazie. Ho un contratto. Un contratto? Beh, non ci serve la tua carità. Eccellente. Fey, Alok, lui è Owen. Codificatore e apprendista lanciere. Mi mandano i Corvus. I Corvus? Oh, sei diventato un pezzo grosso ora. Hai un bel coraggio dopo tutto questo tempo. Non fare il drammatico, siediti. Sto in piedi. Torniamo al vettore, lì spiegherò tutto. Stiamo bene per conto nostro, grazie e addio. Un attimo, qualcosa non va. Truppe del Dominio, via! Disperdetevi! Proteggeremo il tuo amico. Non preoccuparti, ci vediamo là. Oh oh, mi sa che finiamo in game molto presto. Ah, invece no. Che non me l'aspettavo. Ah, invece sì, sono in game. Giusto un filino, eh. Ho trovato un bel po' di unità del dominio. Da dove sono saltati fuori? Prima abbiamo avuto una piccola discussione. E potremmo aver fatto fuori qualcuno di loro. Forse non l'ho messo bene. Allora, dove sono? Dai, ricarica per l'amor di Dio. Oh, aspetta, scusate. Ok, sì, lo so che non era il momento, ma ho colto l'occasione. Ok, dove siete? Dove siete, maledetti? Bruto del gelo? Che simpaticone. Ok, interessante, non l'avevo mai visto. Ciao simpatico, bastardo. Ah, un altro, eh. Quanti altri ce ne sono? Ok, andiamo, va. Perfetto. Che cazzo è quello? Merda. Ti sei fatto prendere dal panico. Il tuo strale è in blocco. Ora che faccio? Tieni giù la testa. Non riesco a sparare. Si mette male. Sbarazzatemi. Non devono colpire il mettone. Ci penso io. Non è così che doveva andare. Non farti sparare. Lo lascio a te. Grazie, queste le piglio io. Dove? Ehi, maledici. Voluto della tempesta, eh. Beh, ci voleva qualcun altro.
A posto. Ok. Dove diavolo sono quegli altri? Forza, forza, specialista! Sbarazzateli! Ops! Non resisterà a lungo! Che ne dici di aiutarmi? Vorrei tanto, ma la mia armatura era forte! Au! Andiamo su di lei, su di lei, su di lei! Ok. Grande. È andato. Bene, era l'ultima, non pensavo. Questo ebete maledetto. Non funziona niente! Non riesco! Non preoccuparti, sei in salvo. Il dominio sta cercando di riprendersi. Oh, meno male. Voglio dire, gliel'abbiamo fatta vedere. Adesso non mi dispiacerebbe entrare in quel vettore. Ok. Ah, è finita la spedizione? Molto bene. Mi sa che ci sarà un altro filmato, vero? Dove diavolo sta andando questo? Se ne va? Così? Secco proprio? Vabbè, immagino che... infatti, altro caricamento. Come dicevo, ragazzi, i caricamenti sono una cosa che flagellano un pochettino questo gioco. Devo dire che io sono fortunato perché, avendo messo il gioco su SSD dedicato soltanto alle installazioni dei giochi... Sì, ed è una cosa che vi consiglio di fare su PC. Non è poi così brutto il tempo di caricamento. Ok, fatemi saltare tutto, grazie. Granata ricerca. Inizia la ricerca, spacca tutto, custode, vendetta, potenziamento combo guardiano, risoluzione. Vabbè, dai. Tutto ciò che... uno trova, comunque, è sempre una buona cosa. Casomai sono pezzi da recuperare. Mi sa che ci sarà un altro filmato adesso, di brutto. Che spettacolo! Cioè, abbiamo letteralmente umiliato il dominio, eh? Giusto? E senza modestia penso di essere stato fantastico. Non direi sul serio, è stato un disastro. Non farlo mai più. Per favore. Ok, suppongo che andrò all'amplificatore. Da questa parte. Non è cambiato nulla. Potevate almeno passare una mano di vernice. La corrosione dà un tocco vintage. Parliamo del tempo ora o abbiamo raggiunto la quota prescritta di chiacchiere? Non c'è una penale se superiamo la quota. Hai letto qualche libro di recente? Qualche migliaio. È passato parecchio tempo. Sono contento di rivederti. Davvero? Quindi non sei qui perché ti serve qualcosa? Non importa. Ora sei qui. Ricevo ancora comunicazioni radio del dominio, ma stiamo perdendo di vista gli insegnanti. O forse no. Scusate, perché siamo fermi? No! Ai ai ai. Quel dannato affare. Ah, Luke, non hai ancora sistemato quel coso. Funziona ancora. E sta zitto. Funziona! Già, andiamo bene. Dov'è la chiave a tubo? Nella cassetta, come sempre. Non credevo saresti tornato. La vita è piena di sorprese. Spengo il generatore prima che si sovraccarichi. No, ma dai, così mi rovini il divertimento. Allora potremmo darci una mossa. Ci saranno addosso da un momento all'altro. Pinze. Che cosa vuoi? Aiutarti ad aggiustare questo catorcio, di nuovo. È più affidabile di certa gente. Dimmi di più di questo contratto. Che ne dite di parlarne più tardi? Il dominio sarà qui a momenti. Owen è importante e non sei d'aiuto. Cacciavite? Misura? Sì, più specifico. Il 10, ovviamente. Voglio tornare nel cuore della furia. Davvero? Il dominio vuole il cenotafio e i Corvus vogliono che ci arrivi prima io. Questo spiega perché il dominio ha fatto visita a Zim. Fairy, accendi.
Faye e io ci abbiamo lavorato per 2 anni. E tu cosa pretendi? Di arrivare a prenderti il merito? Alok, il tempo stringe. Abbiamo una pista, ma ci serve un lanciere. Potremmo unire le forze? No! Ce la faccio da solo. Il dominio vi sta alle costole. Un aiuto vi farebbe comodo. Troveremo qualcun altro. Beh, allora provaci, amico. No, non c'è più tempo. Voi avete bisogno di me e io di voi. Ne va del contratto. Un lavoro. Solo uno. Ho un vettore da pilotare. Avete una pista? Forse. Un momento. Ed eccolo. Tieni questi, grazie. Hai trovato qualcosa sul cenotafio o al cuore della fuga? Non io, Zim. Gli amici a volte servono. Beh, begli amici. Cosa sai della legione dell'Aurora e del generale Tarsis? Cosa? Il generale Tarsis? Sì, è entrata nel cuore della furia e ha raggiunto il centro, il cenotafio. Ma come ha fatto? Secondo le mie ricerche ci è riuscita grazie al suo strale. Aveva degli scudi speciali e chissà che altro. Hai trovato la sua armatura, lo strale dell'Aurora originale? Sì, esatto. Dobbiamo solo andare a prenderlo. Ci state? Beh, personalmente non vedo l'ora. Passami le informazioni che ti ha dato Sua Maestà e diamo inizio alla spedizione. Non serve. Penserò io al supporto alla missione. Ho già fatto le ricerche. Sì. Ovviamente. Vabbè, oh, senti. Se è una cosa così delicata, effettivamente. Altro caricamento. Però aspetta. Spero che mi facciano tornare a Fort Tarsis prima. E che non sia tutta una tirata. Voglio sperare, se no sta puntata dura un'eternità. Oh, ok. Perfetto. Trova Tassin per fare rapporto. E Tassin è lì. Va bene. Non è un grosso problema. D'accordo, ragazzi. Allora, io direi che ci possiamo anche salutare qui. Abbiamo fatto molto. E molto altro faremo nella prossima missione, effettivamente. Oh, nel mentre siamo anche arrivati a livello 9. Dovremmo fare un giretto alla fucina, effettivamente. Ma lo facciamo domani. D'accordo, ragazzi, quindi. Per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie. E qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, anche il link alla playlist con tutti quanti i video della serie di Anthem. D'accordo, ragazzi? A presto!